Salve e benvenuti alla Piana di Astreg. Io sono Jack Sunslight e finalmente siamo in un nuovo video delle Gorm Analisi. Infatti cominceremo ad analizzare il popolo della foresta della seconda serie ed Atomic, partendo da quelli più legnosi, Mobile Paziente, Sentinella Antica e Troncannone. Ma prima, sigla! Innanzitutto vorrei dire che l'ispirazione principale dietro a ciascuno di questi gormiti è sempre la stessa: un tronco d'albero. E prendetela come una battuta fino ad un certo punto. Credo abbiano ricevuto probabilmente un'influenza principale dagli Ent del Signore degli Anelli, i quali potrebbero essere stati ispirati dagli alberi che sembrano avere una faccia, le foreste stregate oppure più in generale gli alberi parlanti presenti in varie mitologie e religioni. Detto questo, passiamo alle vere e proprie gorm analisi di ciascuno di loro. Cominciamo con Sentinella Antica. A parte il busto troncoso e gli arti di liane, la caratteristica principale e più evidente di questa gormita è il fatto che sembra avere tre facce, due davanti ed una dietro. Anche se in alcune descrizioni, da fonti secondarie come magazine e album, sembra averne effettivamente due, quindi non sono proprio sicuro abbia o meno una visione di 360 gradi. E se vogliamo prendere questa informazione per vera, vuol dire che una delle facce non è vera e funzionante, ma soltanto una facciata. Non è chiaro nemmeno se ciascuna di esse ha una rispettiva coscienza a sé stante, dato che questa caratteristica non viene affatto considerata nelle carte. Dato che però si viene riferita ad essa al singolare, suppongo ci sia una sola coscienza o personalità. Si fa però molto riferimento ad un carattere severo, impietoso, scorbutico e crudele. Voci girano che esistesse prima ancora della nascita del Sole, altre invece dicono che esisteva da prima che il Sole fosse sorto per la prima volta. Quasi sicuramente sono solo leggende, ma se volessimo prenderle entrambe per vere, ci troveremmo probabilmente in un sistema geocentrico in cui il Sole è nato dopo di Gorm. Particolare. Ok, passiamo rapidamente alle apparizioni. Nei corti non la vediamo, mentre nel magazine appare nella prima pagina del terzo volume e nella copertina dell'ottavo. Wow! Ora i poteri. Credo che smetterò di utilizzare le Battle Cards come fonte e ne parlerò in generale senza valori numerici. Ma se riesco cercherò comunque di mostrarvi le carte a schermo. Allora, la sua strategia di attacco è molto semplice ed è la stessa sia per la sua forma base che per la forma Atomic. Silenziosamente allunga le sue braccia facendo in modo che tu non le veda e non le senta, per poi poterti prendere di sorpresa. Letteralmente. Sfuggire a questa presa è davvero difficile, a detta delle carte, e se non riesci a sfuggire, verrai portato davanti alle sue teste a respirare il suo fumo magico, che ti stordisce. Successivamente utilizzerà delle spore che ti toglieranno la vita. Questa strategia è molto semplice, perfetta per una sorta di boss bibliotecario stazionario che ti insegue se viene disturbata e se ti prende è finita. Ma in realtà non è molto efficace con nemici più grandi o pesanti di quanto riesca a prendere, che hanno una sorta di immunità a spore e fumi, gormiti che fanno uso di armi di taglio o capaci di sparare colpi energetici, oppure qualsiasi gormita del vulcano dato che sono fatti di fuoco o lava. Rischia di più Sentinella Antica cercando di catturarli che loro ad affrontarla. Certo, forse è da evitare un combattimento corpo a corpo, per via dei fumi, ma se si è in buon vantaggio fisico e si è sicuri di poterla buttare giù mentre si trattiene il respiro, beh, questa è una bella vittoria facile. Secondo me quindi non è molto potente come Gormita, dato che le sue abilità si basano principalmente sul riuscire a mimetizzarsi con la foresta e ha solo un modo per attaccare. Certamente nella foresta è mediamente in vantaggio, ma in qualsiasi ambiente differente è estremamente in svantaggio. Questo è un commento che sentirete abbastanza spesso nelle gormanalisi di questo popolo. Passiamo ora all'immobile paziente. Nessuno in realtà sa il suo vero nome perché non parla mai.
Quindi viene utilizzato questo soprannome per riferirsi a lui, che deriva dal fatto che è capace di stare immobile per settimane, lasciando come unico segno di vita il fumo tossico che esce dal suo corpo, il quale è composto da una sorta di busto di legno con braccia e gambe fatte di liane, proprio come per sentinella antica, capaci di allungarsi. Ma lui non ha la gonnellina. Dato che non appare da nessuna parte, vado direttamente con l'analisi delle sue abilità in battaglia. Il suo modus operandi è molto simile a quello di Sentinella Antica, con minime differenze. Sta fermo immobile nella foresta mimetizzandosi con gli alberi che ha intorno e fa allungare le sue braccia per tutta la foresta facendole confondere con la vegetazione. Se ti trovi vicino ad uno dei suoi arti, ti prende e ti porta a sé, e nel mentre ti stritola con vigorosa potenza. Con la forma atomica la sua capacità di mimesi migliora esponenzialmente ed è quasi impossibile individuarlo, come per ogni Gormita dotato di anticomimetismo. Inoltre, nel caso lo stritolamento non basti, può usare il fumo tossico che produce per mandare all'altro mondo la sua preda. Come avete potuto constatare, ci sono parecchie similitudini con la Gormita precedente, ma direi che per certi versi potrebbe essere più efficace, nonostante mantenga la maggior parte delle debolezze. Certo, hanno lo stesso punteggio, ma l'immobile paziente ha sacrificato la sua mobilità. Sentinella Antica ha delle vere e proprie gambe, mentre quelle dell'immobile paziente sembrano quasi sciolte, per un range maggiore delle braccia e un maggior mimetismo. In un ambiente normale, l'immobile paziente sarebbe molto più a rischio rispetto a Sentinella Antica, ma in un ambiente forestale è messo decisamente meglio. E la difficoltà nello spostamento funziona anche come ottima scusa per non partecipare a un combattimento fuori dalla foresta. Terminiamo quindi con Troncannone. Troncannone ha una struttura corporea molto simile agli altri due gormiti visti precedentemente, ma al contrario di loro, il suo fisico è costruito per funzionare come cannone ed è quindi parzialmente vuoto dentro. Non ci sono menzioni però che le sue braccia siano capaci di allungarsi. Come ispirazione aggiuntiva per questo Gormita, oltre a quelle descritte all'inizio video, c'è una leggenda riguardante una città medievale in Ungheria che ha costruito un cannone da un albero durante la notte per difendersi da un'invasione da parte di un clan vicino, ma che è andato distrutto facendo uno sparo di prova. Apparizioni. Uno dei Gormiti secondari più apparsi di tutti. Lo vediamo sia nel magazine che nel corto della Grande Eclissi, per la prima volta intenzionato a convincere Barbataus a partecipare al torneo sulla piana di Astrag, in quanto suo fido scudiero e consigliere. Lo vediamo poi sempre nella stessa saga a chiedere al suo signore del perché si sia lasciato far sconfiggere da Carapax. Infine, appare un po' di volte nelle pagine del Grande Inganno. È presente anche nella serie cartoon Il ritorno del Signore della Natura, ma credo che ne parlerò in un video dedicato. Terminiamo quindi con l'analisi dei suoi poteri. Mi pare sia chiaro ormai che la sua abilità principale è sparare rocce dalla sua testa. Però dalle carte veniamo anche a sapere che è dotato di una saggezza millenaria. È resistente come una corazzata, lento e guardingo. La sua strategia di attacco solitamente consiste nel nascondersi dalle piante aspettando il momento giusto e poi, un attacco a sorpresa, lo ricopre di massi. E con l'antico mimetismo questa strategia diventa ancora più efficace. Peccato però che comunque si basa sulla possibilità di nascondersi tra la vegetazione. E in contesti diversi mimetizzarsi è estremamente complesso, se non impossibile senza antico mimetismo. Resta comunque un buon elemento del suo popolo, dato che è l'unico specializzato nel lungo raggio. Note particolari. La sua voce in italiano mi fa ridere. Spero che lo spirito della foresta guidi la tua scelta, Barbataus. E questo è tutto per la gormanalisi di oggi. Come ho detto prima, le informazioni presenti nella serie cartoon verranno trattate probabilmente in un video dedicato. Se l'audio vi è parso diverso in questo video rispetto agli scorsi, è perché ho utilizzato un nuovo microfono. Fatemi sapere se è meglio o peggio. Grazie per aver visto questo video. Fate le classiche cose, quindi iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Mettete like, condividete gli amici, commentate. So che sembra di dire sempre le stesse cose, però fanno sempre comodo. Non so mai come chiudere i video. Mannaggia!